Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Sono stati attimi di paura quelli vissuti a Tegoleto per una fuga di gas. Due uomini e una donna sono finiti in ospedale. Sì, ho visto ieri sera l'ambulanza, ma non sapevo niente. Ho detto, vabbè, forse si è sentito male. Sono tre le persone rimaste intossicate in questa abitazione alle mie spalle. Siamo in piena campagna aretina, la frazione di Tegoleto, comune di Civitella in Valdichiana. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 20:30. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Tre le persone rimaste intossicate, una donna di 80 anni, un uomo di 60 e un ragazzo di 27 anni. L'uomo e il ragazzo sono stati poi trasferiti in camera iperbarica a Firenze. La donna è rimasta qui da noi al pronto soccorso e la teniamo in osservazione. Due uomini, avendo avuto un'intossicazione di maggiore entità, li abbiamo trasferiti a Careggi per eseguire la camera iperbarica che è necessaria in questi casi di trattamento. Direi che sono fuori pericolo. Nell'abitazione i vigili del fuoco hanno riscontrato la presenza di una stufa a legna e di una caldaia. Sono in corso le indagini e i controlli per capire le cause dell'intossicazione. Intanto arrivano le raccomandazioni per questi casi. Quando il paziente se ne può accorgere, perché il vero problema è lì, i sintomi sono la nausea, la cefalea, una cefalea inspiegata, una debolezza, una stanchezza, le vertigini, che chiaramente poi piano piano aumentano fino ad arrivare a uno stato di sopore e quindi a quel punto lì purtroppo il paziente non se ne accorge. È chiaro che se l'intossicazione avviene durante la notte è il problema principale è quello, i pazienti non se ne accorgono. D'altra parte noi sappiamo che l'ossido di carbonio è in odore, è in colore e quindi è una sostanza che non è percepibile purtroppo dai nostri sensi. Quindi stare attenti a questi sintomi e che cosa fare? Cioè areare i locali, quali sono le azioni? La prima cosa da fare, se uno degli intossicati, il solo oppure in più di una persona, si accorge, c'ha questa sensazione strana, sapendo di essere in una condizione che lo può mettere a rischio. Sappiamo le condizioni sono quelle dei camini accesi, delle stufe, dei motori di autoveicoli in ambienti chiusi. La prima cosa da fare è areare completamente l'ambiente e quindi già quella è una buona condizione al di là dell'intossicazione che si può aver avuto. Chiaramente le intossicazioni ci sono di varia gravità, è chiaro, no? La carbossemoglobina nella persona normale arriva fino al 5%, poi quando si arriva su un 10-15% l'intossicazione è di tipo moderato, oltre il 25% si parla appunto di intossicazione grave e quindi questi, oltre che la terapia con ossigeno ad alta concentrazione, il 100%, necessitano anche di pressioni maggiori, quindi fanno la camera iperbarica. Se c'è un paziente che ha perso i sensi, è chiaro, un laico lo può mettere nella condizione di sicurezza, ma non fare di più, a meno che non si tratti di un arresto cardiaco, perché purtroppo può succedere anche questo. E poi niente, si aspetta il 118, si porta. Per noi la diagnosi è abbastanza facile, una volta sospettato abbiamo l'emogas analisi che ci dice quant'è la percentuale di carbossemoglobina e quello è il gioco è fatto. Ecco, l'importante è pensarci, però il gioco è fatto, la diagnosi è abbastanza semplice. Incidente ieri sera poco prima delle 22 lungo la strada regionale 71 a Policiano. Un uomo di 40 anni è rimasto ferito in maniera grave, feriti anche una bambina di 11 anni ed un bimbo di 8. Tutti sono stati portati dai soccorritori al San Donato in codice giallo. Nello schianto è coinvolta una sola auto, quella appunto con a bordo i tre. Sul posto le ambulanze della Croce Bianca di Arezzo, della Misericordia e la Polizia Municipale per i rilievi di legge. E proseguono a ritmo serrato anche i controlli della Municipale lungo le principali arterie cittadine. Nei giorni scorsi l'attività si è concentrata su via Bonconte da Montefeltro e proprio sulla 71 tra Case Nuove di Ceciliano e il Bivio per Marcena. Un tratto purtroppo noto alle cronache recenti per gravi incidenti, in alcuni casi anche mortali. Rispetto della velocità e regolarità dei documenti necessari alla guida, gli aspetti sui quali si sono concentrati gli agenti della Municipale che hanno sanzionato ben 67 automobilisti.
E ci spostiamo nelle foreste casentinesi, alla stazione della Verna Valle Santa dell'unità cinofila dei Carabinieri. Dopo una lunga malattia, ha avuto un improvviso e fatale peggioramento. Nei giorni scorsi è deceduta Puma, il cane antiveleno appunto dei Carabinieri forestali. Puma era in servizio operativo dal luglio 2016, ha avuto al suo attivo 471 ispezioni con risultati di rilievo, 200 i bocconi avvelenati rinvenuti, fino a 25 in una sola uscita, dunque tanti gli amici a quattro zampe che grazie al suo contributo si sono salvati da morte certa. Adesso il reparto continua la sua attività con il cane Titan che dal 2017 aveva affiancato Puma, come in più occasioni vi avevamo raccontato. Voltiamo pagina per tornare a parlare delle maxi bollette. Adesso Estra tende una mano a famiglie e imprese. Estra amplia la possibilità di rateizzazione a seconda del peso della bolletta. Dopo le segnalazioni delle scorse settimane di maxi bollette di gas per uso domestico, adesso il gestore tende la mano alle famiglie e alle imprese, aumentando il numero di rate per pagare le bollette superiori a 150 euro emesse dal 1 gennaio al 31 marzo. In merito al caso si era già mossa Federconsumatori con un esposto alle autorità garanti ed il sindaco di Arezzo Ghinelli, che invece aveva chiesto un'assemblea straordinaria di Coingas, che di Estra è azionista. Bisogna trovare una soluzione, un sostegno per queste famiglie già così gravemente colpite da un'inflazione galoppante che, voglio ricordare, ha raggiunto il 12%, un'inflazione che non vedevamo più ormai da anni. Le famiglie devono scegliere se comprare la carne, se pagare le bollette, una situazione così grave e insostenibile. Vedersi arrivare delle fatture per un consumo anche stimato, solo stimato, quindi non effettivo, estremamente elevate, addirittura quadruplicate, è assolutamente insostenibile per le famiglie. Adesso la nuova modalità di rateizzazione attiva già dalla scorsa settimana. La richiesta può essere fatta da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti, artigiani ed associazioni e potrà essere applicata alle bollette in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti. Si possono rateizzare le bollette con varie modalità, con un piano che può arrivare fino a 7 rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro. Per richiedere la rateizzazione è necessario rivolgersi al servizio clienti recandosi presso gli uffici al pubblico di Estra oppure chiamando l'800 128 128 o lo 02 82 70, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13. Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità, AISA Impianti e Gestione Ambientale insieme per dare vita alle prime comunità energetiche del territorio. Via libera dunque da parte della Giunta al protocollo d'intesa per la costituzione delle comunità energetiche solidali alimentate da fonti rinnovabili. AISA Impianti e Gestione Ambientale, in accordo col Comune, dunque immetteranno sul libero mercato l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici, mettendo a disposizione tutto l'incentivo previsto dalle norme di riferimento per l'energia elettrica condivisa nell'ambito delle CERS. Voltiamo pagina, ci sono ancora posti disponibili per i giovani che vogliono promuovere la donazione del sangue tra i ragazzi. Dopo la proroga decisa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale per l'invio delle domande al 20 febbraio, i volontari che parteciperanno al servizio civile universale in Avis saranno impegnati in attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti giovanili, con l'obiettivo di incentivare la donazione anche tra le nuove generazioni. Nell'Aretino 3 i posti disponibili per il progetto. E ancora solidarietà, arrivano 15.000 euro per la Misericordia di Arezzo. Vediamo il servizio. Confagricoltura Arezzo ha voluto donare questa somma ed è stata molto felice di farla alla Misericordia di Arezzo. Per due principali motivi. In primo luogo perché sono risorse del territorio che restano sul territorio a favore delle persone più bisognose e in secondo luogo perché il rapporto tra enti di beneficenza e mondo agricolo sono sempre nella storia stati andati d'accordo e quindi vogliamo rinsaldare questo legame.
Un assegno da 15.000 euro destinato alla misericordia è la cifra donata da Confagricoltura per sostenere l'attività al servizio della comunità portata avanti dall'associazione. Affinché si possano realizzare progetti di assistenza sanitaria, faremo l'infermiere di comunità, l'infermiere di misericordia. L'intervento con l'autoambulanza, con la sirena, con l'aiuto al ferito nel 118, nel 112 è un volontariato di azione. Noi ora svilupperemo sempre di più un volontariato di relazione, cioè incontrare le persone, sostenerle e stare vicino. Insomma, la carità e la misericordia che ha caratterizzato sempre la storia della città di Arezzo, noi lo concretizzeremo grazie anche a questo grande sostegno che la Confagricoltura ha donato alla misericordia. Una donazione che ha aperto il convegno Istituti di Beneficenza e Mondo Agricolo nella storia del nostro territorio, ospitato nella sala conferenze del Palazzo di Fraternita. Gli enti assistenziali possono essere considerati un colpo di genio della società medievale, quasi a voler prendere la decisione che tutto l'insieme del corpo sociale doveva essere salvato. Le terre ricevute in donazione o acquistate sempre attraverso testamenti o lasciti costituivano la base economica perché? Perché producevano beni alimentari e al tempo stesso venivano inserite all'interno del mercato dei generi alimentari, producendo così una ricchezza che serviva poi per finanziare tutti gli interventi. Era una sorta di circuito che dal dono diventava a sua volta dono. Oltre alla donazione, anche una speciale etichetta celebrativa per il vino della Fraternita dei Laici, dove campeggia l'immagine di Pietro Leopoldo. Tempo di carnevale, ieri seconda uscita per quello di Fogliano della Chiana, il più antico d'Italia. L'esplosione dei colori, la danza della mascherata e il fascino dei giganti di cartapesta. Torna così per il secondo fine settimana il carnevale di Fogliano, il più antico d'Italia. Il carnevale per Fogliano è tutto, è la festa principe del paese, è una festa di tutta la comunità. Rustici, azzurri, bombole, nottambuli, come sempre i quattro cantieri che si sfidano con carri e maschere al cospetto di Regio Condo. Quello che era il carnevale di 20-30 anni fa è un po' cambiato, i politici nel carro oggi non ci sono più, ci sono altre tematiche sempre attuali, legate sempre alla politica, all'economia, al sociale, però con allegorie diverse. Amore e guerra è il tema scelto dal cantiere Rustici, che ripercorre tramite la commedia di Aristofane la storia di Lisistrata come allegoria dei nostri giorni. Il cantiere degli Azzurri si è invece presentato con il carro e il monello, una raffigurazione di Charlie Chaplin a simboleggiare l'egoismo e l'avarizia dell'uomo. Il cantiere Bombolo poi in piazza con l'opera La bestia dentro, raffigurazione del viaggio dell'uomo attraverso il mare, dove ciascuno insegue la propria balena bianca. Infine il cantiere Nottambuli è portato in scena diverso da chi, con l'allegoria della storia di Hernán Cortés che stringe tra le mani la testa di Montezuma. Dopo la prima uscita, dove sono stati giudicati i carri, per cui abbiamo già il vincitore ma non si sa chi è, oggi tocca alle mascherate e speriamo che vinca la migliore. Per scoprire il vincitore si dovrà attendere il prossimo 5 marzo, giorno in cui verrà data lettura del testamento di Regio Condo, ma intanto Fogliano è tornata ad essere la capitale dei coriandoli, celebrando le 484 edizioni. La prima domenica abbiamo superato le 10.000 persone ed è stato un record assoluto per una domenica, in particolare la prima, che è quella dedicata molto ai cantieri. Abbiamo replicato in questa seconda domenica, ne abbiamo altre tre e abbiamo tantissime prenotazioni di pullman, di camper, veramente una felice invasione. Ultima uscita invece a Castiglione Fibocchi per il Carnevale dei Figli di Bocco. È un'opera d'arte, un museo a cielo aperto che in questi giorni offre ai visitatori uno spettacolo unico che lascia veramente emozioni, perché questo si legge dalle espressioni, dai ringraziamenti, dalle dediche che tutti i visitatori ci fanno. Artisti e maschere barocche nel borgo di Castiglione Fibocchi per l'ultima uscita del Carnevale dei Figli di Bocco, una domenica baciata dal sole, dalla presenza di diverse autorità, dalla senatrice Tiziana Nisini al vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e il consigliere regionale Gabriele Veneri. È un'emozione incredibile vedere questo borgo animato di persone con un sorriso e una grande spensieratezza.
E poi infine devo fare i complimenti a tutti coloro che durante l'anno lavorano sulle maschere, sui vestiti, perché sono davvero ognuna un'opera d'arte. E invito tutti a venire a visitare questo carnevale, che è una nostra tradizione del territorio che l'amministrazione appunto ha saputo migliorare e mettere in evidenza. Viva il carnevale! Una festa che rispecchia la tradizione, ma una festa piena di bambini, bambini sorridenti, famiglie felici, e in questo momento anche particolare questi momenti sono importanti. È una tradizione che va rispettata, l'amministrazione comunale ha saputo valorizzarla al meglio e noi siamo qui a vedere il buon lavoro, il buon governo fatto dai nostri amministratori. Adesso non resta che attendere l'esito del concorso fotografico indetto dal Fotoclub La Chimera in collaborazione con il Carnevale dei Figli di Bocco, e anche questa edizione andrà in archivio come una delle più belle e partecipate. Diversi anni fa ci venne in mente l'idea di perché facciamo un concorso fotografico, in modo che queste immagini vengano impresse su pellicola e poi su carta e rimarranno nella storia. E quindi noi abbiamo iniziato a fare il concorso fotografico e tutti gli anni abbiamo dei bellissimi scatti che manteniamo, inquadriamo, mettiamo nel nostro sito in modo che possa essere visti anche da altre parti. E poi queste maschere mettono insieme alla maschera, c'è anche sono gli scorci del nostro paese, perché noi vogliamo anche valorizzare il nostro borgo, che ci dicono tutti che è molto bello. Però noi forse non gli diamo quel valore che ha, perché siamo sempre vissuti qui. Ma la gente che viene fuori da tutte le parti d'Italia gli dà molto valore, dice che è un bel borgo, con le nostre maschere poi eccezionali. C'è ancora tempo per inviare le proprie fotografie fino al 28 di febbraio. Tutte le informazioni sul sito del Carnevale dei Figli di Bocco. Passiamo alla pagina dello sport. La 23esima giornata di campionato riporta l'Arezzo di nuovo da solo in testa con 2 punti di vantaggio sulla Pianese, caduta a Terra Nuova contro Saravezza. Il match è finito 2-1 con una rimonta sul secondo tempo. Una partita difficile, sapevamo, perché loro stanno molto bene. Non è un caso se da 8 giornate che vincevano o pareggiavano. Addirittura mi hanno detto che nelle ultime 8 giornate sarebbero stati primi in classifica, e lo hanno dimostrato sui campi. Sapevamo che la partita era difficile e credo noi siamo stati molto molto bravi, perché aver tenuto botta essendo andati in svantaggio, diciamo, su un tiro così che di solito è difficile che venga all'incrocio dei pali da fuori area, siamo stati calmi, non ci siamo innervositi, abbiamo continuato. Diciamo, ecco, l'unica cosa, diciamo, abbastanza fortunata è il pareggio prima dell'intervallo. Quello, esatto, credo sia stato determinante, perché un conto è rientrare negli spogliatoi in parità, un conto è rientrare negli spogliatoi sotto. Però poi, secondo tempo, direi bello, fino a che, chiaro, la fase finale ci siamo messi là dietro. Però continuo a ripetere, vittoria straordinaria contro una squadra che sta molto 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 bene. E continuiamo, ci sono ancora 11 giornate difficili e dure, e tutti gli avversari saranno come quella d'oggi, no, bravi come quella d'oggi forse no, però tutte importanti, tutte difficili. Andiamo volta per volta, pensiamo alla prossima a Ghevizzano e poi vediamo. Innanzitutto felicissimo per la vittoria, che questo è ciò che conta per la squadra. Sono felicissimo anche per il gol, però ripeto, importante oggi erano i 3 punti, figlio di cose. C'era spazio in quella zona di campo, io ho fatto la cosa che mi riesce meglio, diciamo, dribblare, provare, andare a calciare, ho creato un po' di opportunità. E niente, ripeto, l'importante oggi però è stata la vittoria. Terza sconfitta per Arezzo Calcio Femminile, battuta tra le mura amiche della Comunale dal Brescia. Terza sconfitta consecutiva per l'Arezzo Calcio Femminile. Le Amaranto, nella 17esima giornata del campionato di Serie B, sono cadute in casa contro il Brescia. Un match equilibrato, quello andato in scena al Città di Arezzo, ma le ospiti hanno avuto il merito di saper concretizzare le palle gol create. Le Lombarde sbloccano il punteggio poco dopo mezz'ora. Al 34esimo Braida raccoglie un cross al centro da parte di Frankeros e porta in vantaggio il Brescia 0-1. Al 77esimo raddoppio delle ospiti
ospiti con Franca Ross. Razzolini poi all'83esimo accorcia le distanze, si libera bene di un avversario al limite con il destro piazzato, batte Lugli 1-2. Nemmeno il tempo di un altro giro di lancette che il Brescia si rituffa in avanti con Yolman. Atterrata in aria Amaranto conquista un calcio di rigore, dagli 11 metri si presenta Franca Ross che colpisce però in pieno il palo. Le ragazze di Testini rientrano così in partita ma non riescono comunque a raggiungere il pari nei minuti restanti. Definiamolo un momento no e andiamo avanti. L'ho detto, noi, la nostra teoria è quella di lavorare sul campo durante la settimana, preparare al meglio le partite come facciamo e siamo sicuri che questo momento di poterlo superare, insomma, ecco. Ci vuole solo un po' di pazienza, un po' di tranquillità, perché giustamente la classifica non ci aiuta, però ripeto, le ragazze, come hanno anche secondo me dimostrato oggi, sono state in partita fino al 94esimo e cercheremo di migliorare anche su quei magari blackout che ci possono capitare durante il corso della gara. Questa volta ci sono stati due buoni tempi e a me sembra un miglioramento su cui focalizzarsi, non tanto sulle occasioni che purtroppo abbiamo concesso e che loro hanno realizzato. Ci sono momenti da cui ripartire, il fatto che abbiamo lottato tutta la partita nonostante comunque il risultato non fosse a nostro favore è una cosa positiva e noi guardiamo questo lato. Vittoria casalinga per la Mescola Basket Arezzo che ha battuto la Toscana Food Don Bosco per 81-51. La Mescola Basket Arezzo non fa sconti e batte la Toscana Food Don Bosco Livorno per 81-51 tra le mura amiche del Palaestra. La partenza dei ragazzi di coach Evangelisti è subito decisa con due triple di Toia. L'intensità dell'Amen non cala con le rotazioni, l'attacco Amaranto ha piena confidenza con il canestro e in difesa il Livorno non riesce ad essere incisivo. All'intervallo lungo il vantaggio Amaranto è di 24 lunghezze. Nella ripresa il ritmo imposto dalla SBA non cala. Nell'ultimo quarto la Toscana Food inizia con un parziale di 10-0 che riduce il divario tra le due squadre, ma assestato il momento negativo l'Arezzo si riprende andando a vincere la partita con il punteggio di 81-51. Una convincente prestazione che lancia l'Amen verso la sfida in casa della capolista cecina di sabato prossimo, un test per verificare i progressi del quintetto di coach Evangelisti. Sicuro andremo a giocarci le nostre carte, sappiamo che sono una squadra molto forte, sono giocatori esperti di Serie B, quasi tutti di Serie B, è un campo difficile dove hanno perso solo una partita in tutto l'anno, però ci dobbiamo anche ricordare che all'andata qua abbiamo rimontato e abbiamo perso di 4, se non mi sbaglio. Cioè, sono partite difficili, devi essere perfetto, ma se vai con la testa giusta puoi anche fare il colpo. Facundo si è messo benissimo a disposizione della squadra, dei compagni per le sue caratteristiche. Onestamente stasera ho contato almeno 20 tiri creati da lui piedi per terra, quindi ci sta semplificando tantissimo il gioco. È un ragazzo veramente intelligente e penso ci possa far fare un gran salto di qualità. Mi trovo benissimo, mi trovo veramente comodo con Marco, con le staff, con lo che loro hanno in mente e comunque con i miei compagni di squadra mi trovo benissimo. Ogni giorno, ogni allenamento e ogni partita andiamo avanti, diciamo, nel senso di trovarsi ognuno come giocatore, perché la realtà è che ho arrivato da 10 giorni e prima di quello non conosceva nessuno, quindi siamo piano piano andando avanti. La ginnastica Petrarca ha debuttato nella Serie B di artistiche a maschile, piazzandosi ad un passo dal podio. La prima prova del campionato nazionale è andata in scena all'Nelson Mandela Forum di Firenze. La squadra aretina, allenata da Jacopo Pineschi, è stata protagonista di una prestazione positiva caratterizzata da determinazione, carattere e consapevolezza che valsa il 5º posto finale. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.